Un uomo aveva un asino che lo aveva servito assiduamente per molti anni, ma ora le forze lo abbandonavano e di giorno in giorno diveniva sempre più incapace di lavorare. Allora il padrone pensò di toglierlo di mezzo, ma l'asino si accorse che non tirava a buon vento, scappò e prese la via di Brema. Là, pensava, avrebbe potuto far parte della banda municipale. Dopo aver camminato un po', trovò un cane da caccia che giaceva sulla strada, ansando come uno sfinito dalla corsa. «Perché soffi così?» domandò l'asino. «Ah!» rispose il cane. «Siccome sono vecchio e divento ogni giorno più debole e non posso più andare a caccia, il mio padrone voleva accopparmi e allora me la sono data a gambe, ma adesso come farò a guadagnarmi il pane?» «Sai», disse l'asino, «io vado a Brema a fare il musicante. Vieni anche tu e fatti assumere dalla banda». Il cane era d'accordo e andarono avanti. Poco dopo trovarono per strada un gatto dall'aspetto molto afflitto. «Ti è andato storto qualcosa?» domandò l'asino. «Come si fa a essere allegri se ne va di mezzo la pelle? Dato che invecchio i miei denti si smussano e preferisco starmene a fare le fusa accanto alla stufa invece di dare la caccia ai topi. La mia padrona ha tentato di annegarmi. L'ho scampata, è vero, ma adesso è un bel pasticcio. Dove andrò?» «Vieni con noi a Brema. Ti intendi di serenate? Puoi entrare nella banda municipale». Il gatto acconsentì e andò con loro. Poi i tre fuggiaschi passarono davanti a un cortile. Sul portone c'era il gallo del pollaio che strillava a più non posso. «Strilli da rompere i timpani», disse l'asino. «Che ti piglia?» «Ho annunciato il bel tempo», rispose il gallo, «perché è il giorno in cui la Madonna ha lavato le camicine a Gesù Bambino e vuol farle asciugare. Ma domani che è festa verranno ospiti e la padrona di casa, senza nessuna pietà, ha detto alla cuoca che vuole mangiarmi l'esso. Così questa sera devo lasciarmi tagliare il collo. E io grido a squarciagola finché posso». «Ma che cresta rossa», disse l'asino. «Vieni piuttosto con noi, andiamo a Brema. Qualcosa meglio della morte lo trovi dappertutto. Tu hai una bella voce e se faremo della musica tutti insieme sarà una bellezza». Al gallo piacque la proposta e se ne andarono tutti e quattro. Ma non potevano raggiungere Brema in un giorno e la sera giunsero in un bosco dove si apprestarono a passare la notte. L'asino e il cane si sdraiarono sotto un albero alto, mentre il gatto e il gallo salirono sui rami. Ma il gallo volò fino in cima, dove era più al sicuro. Prima di addormentarsi, guardò ancora una volta in tutte le direzioni e gli parve di vedere in lontananza una piccola luce. Così gridò ai compagni che non molto distante doveva esserci una casa, poiché splendeva un lume. Allora l'asino disse: «Mettiamoci in cammino e andiamo, perché qui l'alloggio non è buono». E il cane aggiunse: «Sì, un paio d'ossa e un po' di carne mi andrebbero anche bene». Perciò si avviarono verso la zona da cui proveniva la luce e ben presto la videro brillare più chiara e sempre più grande, finché giunsero davanti a una casa ben illuminata dove abitavano i briganti. L'asino, che era il più alto, si avvicinò alla finestra e guardò dentro. «Cosa vedi, testa grigia?» domandò il gallo. «Cosa vedo?» rispose l'asino. «Una tavola apparecchiata con ogni ben di Dio e attorno i briganti che se la spassano». «Farebbe proprio al caso nostro», disse il gallo. «Sì, sì, ah, se fossimo là dentro!» esclamò l'asino. Allora gli animali tennero consiglio sul modo di cacciar fuori i briganti e alla fine trovarono il sistema. L'asino dovette appoggiarsi alla finestra con le zampe davanti
il cane saltare sul dorso dell'asino, il gatto arrampicarsi sul cane e infine il gallo si alzò in volo e si posò sulla testa del gatto. Fatto questo, a un dato segnale, incominciarono tutti insieme il loro concerto. L'asino ragliava, il cane abbaiava, il gatto miagolava e il gallo cantava. Poi, dalla finestra, piombarono nella stanza facendo andare in pezzi i vetri. I briganti, spaventati da quell'orrendo schiamazzo, credettero che fosse entrato uno spettro e fuggirono atterriti nel bosco. I quattro compagni sedettero a tavola, si accontentarono di quello che era rimasto e mangiarono come se dovessero patir la fame per un mese. Quando ebbero finito, i quattro musicisti spensero la luce e si cercarono un posto per dormire comodamente, ciascuno secondo la propria natura. L'asino si sdraiò sul letamaio, il cane dietro la porta, il gatto sulla cenere calda del camino e il gallo si posò sulla trave maestra. E poiché erano tanto stanchi per il lungo cammino, si addormentarono subito. Passata la mezzanotte, i briganti videro da lontano che in casa non ardeva più nessuna luce e tutto sembrava tranquillo. Allora il capo disse: «Non avremmo dovuto lasciarci impaurire». E mandò uno a ispezionare la casa. Costui trovò tutto tranquillo. Andò in cucina ad accendere la luce e, scambiando gli occhi sfavillanti del gatto per carboni ardenti, vi accostò uno zolfanello perché prendesse fuoco. Ma il gatto se ne ebbe a male e gli saltò in faccia, sputando e graffiando. Il brigante si spaventò a morte e tentò di fuggire dalla porta sul retro. Ma là era sdraiato il cane, che saltò su e lo morse a una gamba. E quando attraversò di corsa il cortile, passando davanti al letamaio, l'asino gli diede un bel calcio con la zampa di dietro. E il gallo, che si era svegliato per il baccano, strillò tutto arzillo dalla sua trave: «Chicchiricchi!». Allora il brigante tornò dal suo capo correndo a più non posso e disse: «Ah, in casa c'è un'orribile strega che mi ha soffiato addosso e mi ha graffiato la faccia con le sue unghiacce, e sulla porta c'è un uomo con un coltello che mi ha ferito la gamba, e nel cortile c'è un mostro nero che mi si è scagliato contro con una mazza di legno, e in cima al tetto il giudice gridava: "Portatemi quel furfante!". Allora me la sono data a gambe». Da quel giorno i briganti non si arrischiarono più a tornare nella casa, ma i quattro musicanti di Brema ci stavano così bene che non vollero andarsene. E a chi per ultimo l'ha raccontata, ancora la bocca non s'è freddata.